Mister Cesario, il Vastomarina corre, due vittorie consecutive e quarto posto. Quest'inizio c'è da essere soddisfatto o pensando ad alcuni match si poteva fare addirittura qualcosina in più a livello di punti, non di prestazioni? Ma a livello di prestazioni sicuramente non posso rimproverare niente alla squadra, sicuramente qualche partita potevamo e dovevamo fare qualcosina in più, però poi siamo stati bravi a recuperare. Diciamo che il campo ti dà sempre quello che meriti, in generale credo che sia sempre così il criterio. La società ha parlato di salvezza, è ancora troppo presto, ma c'è già l'obiettivo di provare ad alzare l'asticella o è meglio vivere la giornata? Ma la società ha parlato di un campionato di costruzione, e in effetti questo abbiamo fatto, perché la squadra è molto giovane. È chiaro che è una squadra di qualità, è una squadra di ragazzi che hanno voglia di continuare a crescere, qualcuno ha voglia di ricostruirsi perché magari negli ultimi anni ha avuto qualche passaggio a vuoto, ma profondamente, a parte Marconato che ci fa un po' da chioccia, è una squadra molto giovane, quindi ci saranno sicuramente alti e bassi, e credo che l'obiettivo reale sia quello. Poi è chiaro, noi cercheremo di fare il massimo sempre e poi vedremo che tipo di campionato riusciremo a gestire. Hai parlato di giovani, Marinelli qui lo conoscevano dall'anno scorso, quest'anno stai schierando con continuità i vari Irace, Keita, Koulibaly, abbiamo visto anche Ciancaglini. È un motivo di vanto guidare e far crescere questi giovani? Ma guarda, sicuramente, però io l'ho sempre fatto. Poi soprattutto in questo campionato c'è l'obbligo di far giocare gli under. Quindi, e quando si parla di ragazzi giovani, per esperienza acquisita, so che bisogna avere pazienza, coraggio, aspettare gli errori, sapere che magari a volte ti costano punti, però continuare su quella strada, perché è l'unica cosa per farli crescere. Ovviamente parliamo di ragazzi che hanno delle qualità e che quindi con il loro impegno stanno cercando di velocizzare questo momento di crescita. Siete al quarto posto insieme al Casalbordino, domenica c'è proprio il derby in calendario, per te è una sfida da ex insieme a tuo figlio Michele e Angelo Cernaz, Di Gregorio. Che partita sarà? Una partita difficile sicuramente, perché loro sono un'ottima squadra, e poi è un ambiente importante, un ambiente esigente, dove noi ci siamo trovati, io personalmente sono trovato benissimo e serve un ottimo ricordo di tutti, e quindi so che non sarà sicuramente una partita facile, ma sarò contento di salutarli perché per me è stato comunque un anno importante, e poi vinca il migliore ovviamente. Mister Appignani, terza partita a Casalbordino, terza vittoria. Da Città Sant'Angelo con quale medicina è arrivato per stravolgere la situazione? A nessuna medicina, è il lavoro, è l'umiltà, è far capire ai ragazzi che comunque le partite sono tutte difficili. Oggi abbiamo giocato con 7 under dentro, e qualche 2002, e il portierino ha fatto l'esordio, e insomma siamo contenti. Viviamo questo momento con grande umiltà e continuiamo a lavorare preparandoci già da domani alla gara di domenica prossima al Vasto. Anche perché sarà una sfida tra quarte in classifica, che partita sarà quella di domenica? Ma una partita difficile, anche loro sono una buona squadra e proveremo a fare quello che facciamo, che sto inculcando alla squadra. Pian pianino si inizia a vedere qualche buona trama, e è chiaro che ci vuole ancora un pochino di tempo per entrare nei meccanismi, però insomma siamo sulla buona strada. Il calcio ha una lingua universale, ma come si fa a lavorare in un gruppo con tanti stranieri come quello fatto dal Casalbordino? Beh, per me è ancora più difficile, perché comunque sono 10 giorni che lavoro qui e non è facile far capire alcune dinamiche a questi ragazzi, però insomma con l'aiuto anche di qualche altro che riesce a parlare bene in italiano cerchiamo di farci capire, però insomma dai, proviamo a far crescere anche questi ragazzi con, ripeto, con molta umiltà, tanto lavoro, il lavoro poi alla fine pagherà. Come è nata l'idea di venire qui a Casalbordino? Chi è che più l'ha pressata per dire di sì? Ma vabbè, il presidente Santoro, c'è questo legame già dall'anno scorso quando io ero a Castiglione Valfino. Siamo rimasti in ottimi rapporti, poi
ci sono state altre situazioni, altre squadre, poi non, per un motivo o per un altro non abbiamo trovato l'accordo e invece con loro mi hanno chiamato, insomma abbiamo provato a iniziare questa avventura. In questi primi 10 giorni sta usando più il bastone o più la carota? A tutte e due le cose, è chiaro che per molti ragazzotti il bastone è importante e ogni tanto una carezza. Per i grandicelli un po' più di responsabilità perché possono dare molto e tanto a questa squadra. Il mio obiettivo, il primo giorno che sono arrivato alla società, ho promesso che volevo portare tanta tanta gente a Castelbordino, pian pianino speriamo con i risultati, con le prestazioni di portarli. Si può ambire a qualcosa in più di una semplice salvezza? Ma guarda, non so dove possiamo arrivare. È una squadra che ha dei margini di miglioramento importanti. Adesso dobbiamo solo guardare partita per partita. I campionati poi alla fine marzo-aprile sono quelle che poi danno il là per vincere i campionati.